Allora, benvenuti a Mocast, puntata numero 3. Con Elena Monzo, artista di Orti Nuovi, provincia di Brescia. Parlaci un po' di te, cos'è che fai? Chi sei? Ciao a tutti. Dunque, sono un artista, disegno, parto da una preparazione abbastanza tradizionale, quindi liceo artistico e Accademia di Belle Arti, pittura a Brera, Milano. E poi mi sono specializzata nell'incisione, quindi calcografia. Il segno nero su bianco mi ha affascinato subito e quindi poi mi sono specializzata più nel segno, nel disegno, che nella pittura. Di fondo nella pittura vedevo un po' di confusione, di disordine, mentre invece nel segno, come un arato che scava il campo, vedevo più un ordine, molto sintetico anche come segno. Che poi l'opposto dei tuoi quadri. Sì, questo è l'inizio. Davo più importanza proprio al disegno, poco colore, mentre invece poi nel tempo effettivamente è diventato sempre più con tanti accessori, tanti collage, quindi più carte, più materiale, più una tecnica mista. Prima di parlare delle tue opere, ci piace sapere da dove nasce la tua ispirazione? Come nasce il tuo processo creativo? Se hai delle fonti di ispirazione o non solo? Allora, sì, in realtà c'è un mix di ispirazione diversa, nel senso già principalmente dalla moda. Ogni opera nasce in un modo diverso, completamente diverso, però se devo spiegare in generale il mio lavoro, come vedete, poi sono tutte donne, o generalmente, o donne, o comunque se c'è qualche elemento maschile è comunque travestito, quindi gender fluid. E non c'è più un'importanza in realtà di sesso, ma in realtà non è vero, cioè mi contraddico perché è molto femminile, è un po' un contrasto. C'è un'opera particolare che vorresti descrivere per esemplificare quello che stai dicendo? Sì, allora c'è Red Hot Chili Cakes, che rappresenta l'integrazione dell'ombra. Rappresenta due corpi femminili con una testa, con due corna e questa donna che rappresenta il numero 3. Ci sono vari elementi, una numerologia, una simbologia in questo quadro. In realtà, per semplificare, ci sono due donne, Eva e Lilith. Sono i due opposti, due corpi femminili che rappresentano gli opposti che si incontrano e si uniscono. Quindi sono la parte Eva, che rappresenta più la madre, la parte, diciamo, materna, che accudisce la famiglia, la casa, il marito, eccetera. E invece poi c'è Lilith, che è la ex di Adamo, che invece è la parte più selvaggia, più istintiva, più intuitiva, più sensuale. E in questo quadro c'è un incontro tra le due parti, sono le due femmine, diciamo, che possono convivere. In questa rappresentazione c'è una pace tra queste due parti, è un'integrazione della parte dell'ombra, sostanzialmente parlando, sempre della dualità. Una mia tematica cara è il doppio, è il gemello, yin e yang, bianco e nero, già anche l'incisione, come ti dicevo prima, l'inchiostro nero su bianco. Tutta questa dualità esiste anche in questo caso, parlando di ombra e di luce, o di due aspetti comunque diversi della femminilità. Ha un background grafico. Una cosa che mi ha molto colpito anche, la scelta dei colori, nel senso che nelle tue opere, quello mi intriga molto. Nel senso, la tua scelta dei colori come nasce? Allora, la scelta dei colori è molto leggera, è molto manga, è molto infantile in realtà. Ci sono questi light color di acquarelli, di inchiostri molto diluiti, un alcol che ti mettono in contatto subito con un immaginario molto dolce, molto appiccicoso, come la mia svapo. Però in realtà è un fake, perché questa presentazione è dolce, è appiccicosa, smielosa, ma in realtà poi i personaggi sono super strong, sono fortissimi e sono quasi il contrario di questa colorazione, però convivono. Certo. Convivono. Certo. Allora, Erdinka,
come potete vedere, questo è il catalogo della mostra. Ed è un po' rappresenta il mio lavoro, perché c'è questa donna con un copricapo a forma di lupa e il corpo anche da lupa. Ed è una tematica ricorrente e mi ha ispirato tantissimo questo libro che si chiama Donne che corrono coi lupi, dove racconta principalmente tante fasi del femminile, quindi la parte più istintiva, più intuitiva, più protettiva, proprio come una lupa. E infatti l'ho chiamata eroina ed è lei. Tac. Ok. Ed è stata una mostra tramite l'Istituto Italiano di Cultura a Bratislava. Sì, anche l'altra opera avevi mandato, molto particolare. Sì, l'altra opera, ecco, esatto, ricollegandomi anche con la moda. Mi ricordava la famosa modella, quella con la vitiligine. Esatto, questa modella che si chiama Winnie Harlow, ed è la prima modella affetta da vitiligine. Miss Vitiligo è l'essere androgino, è un nuovo essere evoluto che riesce a unire dentro di sé tutte le parti. Quindi in questa opera rappresento questa donna, uomo, non si capisce molto perché è androgino, con delle macchie sulla pelle, sul corpo, diventa un accessorio, di cosa che viene valorizzata, non viene accettata, e anzi come una cosa molto, molto bella e unica che fa parte di te. Quindi accettazione e guarigione, soprattutto in questo periodo mi sono molto vicina a questa tematica dell'autoguarigione. Androgino è un nuovo essere evoluto ed è rappresentato da, come nel mio quadro, con una testa di giraffa, quindi include l'uomo, un avvicinamento diciamo alla natura. E questo periodo è molto caro come tema, come tematica. Okay. Infatti io durante il lockdown, non so voi, ma essendo qua a Orzinuovi, scappavo tutti i giorni, fin quando mi hanno beccata anche, al fiume, e diciamo la vicinanza con quest'acqua che scorre mi dava molta energia e io stavo molto bene. In realtà in questo periodo ho trovato disciplina, ordine mentale, silenzio. Non ho lavorato molto, ma ho dedicato più il tempo a me stessa, più alla qualità del lavoro che alla iperproduzione. Esatto. E mi è piaciuto tanto questo periodo. Io condivido molto quello che dici, perché è stato esattamente lo stesso per me. Il focus. Abbiamo avuto un momento in cui ci si poteva fermare e dedicare il tempo a noi stessi e alla nostra creatività, che non apprezzo. Questa è la positività che vedo in tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo. Sì, si trova in parte e poi un po' ti blocca comunque. Okay. Perché non sai quando riparte, è un po' strano. No, tipo sembra essere proprio in un limbo. Esatto, però sai cosa? Che se tu sei concentrato nel qui e ora, adesso non voglio, non sono diventata Buddha, cioè... Però ho trovato una sorta di equilibrio, nel senso, prima avevo tanti progetti, tanti programmi, magari più a lungo termine, è vero, viaggi, eccetera, però in questo momento, se devo scegliere di passare il mio tempo nel migliore dei modi, cioè adesso, cerco di dare un valore a questa chiacchierata, a questo momento, e poi quello che verrà dopo, non dico che non programmo più niente, però lo programmo in un modo diverso, senza ansia, senza l'agenda, basta agenda. Sì. Stop. Quindi quando programmi le cose di fare così, o fai un'autonomia, non c'è dietro qualcuno, manager di gallerie che... No, ciao. Ciaone proprio. Anzi, visto che viene apprezzato molto, non cerco la quantità ma la qualità. Effettivamente poi grazie a Instagram, grazie ai social, le persone si avvicinano, sono curiose, perché ovviamente quando tu metti della buona energia, della qualità nel lavoro, anche se tramite un'immagine fotografica, si incuriosiscono e si avvicinano, ti chiedono, fanno domande.
e non solo in Italia. Con le gallerie tradizionali sono importanti, sì, però anche i social o comunque Instagram dà una bellissima visibilità e secondo me è da sfruttare tantissimo, da usare nel migliore dei modi. Sto imparando ancora perché è tutto in progress. Quindi te la maggior parte di vendita dici che non la fai tramite gallerie ma tramite social network? Ultimamente sì, prima no, adesso invece sì. Cioè, prima era più gallerie, fiere, comunque genere? Sì, prima era più gallerie, fiera, quindi, ma ancora adesso va bene perché la galleria è importante e la fiera anche, però le persone sono più curiosite dall'artista e dal mondo che c'è dietro all'opera. Sicuramente le persone seguono più personalmente l'artista che non il prodotto, quindi sono importanti entrambi. Quindi per un artista emergente cosa consigli? Cioè di buttarsi su Instagram o cercare la galleria? Entrambi? Secondo me entrambi sono importanti, perché fino ad oggi la galleria comunque rappresenta gli artisti, li aiuta, li sponsorizza, cerca di fare progetti particolari in posti particolari, mentre invece tutto quello che c'è dietro Instagram o dietro il social è più la vita reale dell'artista, comunque il suo studio, il suo mondo creativo nel momento della creazione. Tu hai visto che hai fatto anche molte residenze d'arte in Cina, Giappone, Messico? Sì. Ti sono servite? Ti è aiutato? Cambiato qualcosa? Sì, allora questi viaggi li ho veramente tutti, perché arricchiscono tantissimo e lasciano un'ispirazione che poi continua nel tempo, cioè viene poi accelerata addirittura nel tempo. Con Swatch ho fatto questa residenza a Shanghai nel 2014 per 6 mesi, ho vissuto in questo hotel stupendo sul Bund, sul fiume, di fronte al Pudong, di fronte allo skyline di Shanghai, in questo hotel dove Swatch ospitava 18 artisti da tutto il mondo, ovviamente selezionati grazie a un'application cui ho partecipato, e quindi ho vissuto in questo hotel così un po' alla Grande Fratello, perché c'erano persone un po' da tutto il mondo, dal Messico, Australia, Svizzera, e è stato bellissimo. Io non ho fatto l'Erasmus, quindi secondo me è stata una sorta di Erasmus 10 anni dopo. È stato molto divertente. Quindi il giorno dipingevi, la sera facevi festa. Avevi il tuo studio, quindi continuavi a lavorare comunque. E poi si stava insieme, si andava per mostre, ci siamo uniti parecchio, ho conosciuto delle persone con cui sono ancora tuttora in contatto. Possiamo anche trovarci ancora volendo organizzare qualcosa, oppure sarebbe bello anche fare queste dirette, questi scambi, insomma. Poi va bene, altre in Messico ho fatto tutt'altro, ho fatto ceramica raku tramite un mio amico che ringrazio tantissimo, che è Luca Brai, che è un artista di Solcino Cremona, però ho vissuto in Messico 20 anni, e lui mi ha dato questo contatto di questo studio che si chiama El Gallo, dove lavorano la ceramica a Cholula, vicino a Puebla, quindi 2 ore da Città del Messico, e grazie a questo soggiorno ho scoperto veramente il Messico, com'è il vero Messico, cioè le tradizioni. Los Dias del Muertos era una piccola parte d'iceberg, per poi scoprire tutto il colore associato alla morte, che io adoro questo contrasto, perché ovviamente lo metto nei miei quadri, nei miei lavori, cioè la decadenza della morte associata a un carnevale colori è la cosa più figa in assoluto, quindi consiglio cimiteri, come in Coco, come nel è bellissimo film. Quel film è proprio così. E quindi questo contrasto, poi anche una cosa che mi interessava del Messico
sono riuscita a vedere la lucha libre, dove mi sono ispirata per fare alcune teste di lottatori messicani. Bellissimo, avevo visto questa lotta anche tra donne, e è stato molto trash, perché poi in questi palazzetti si insultavano tutti in modo abbastanza hardcore. È stata una bella esperienza. Veramente figo. Per cambiare, anzi, non è proprio cambiare argomento, perché comunque riguarda sempre l'arte. Vorremmo parlare un po' della moda. Per questo cito comunque Alessandro Di Michele, che poi è il direttore creativo di Gucci. Ho ascoltato un'intervista nel quale dice che la moda per lui unisce il pensiero al divenire, all'essere, quindi, che di per sé l'essere e divenire è una cosa che comunque per definizione è di continuo cambiamento. E quindi c'è un riferimento che lui fa al fatto di mescolare le regole e i generi per poi creare nuovi spazi e nuovi codici. Tu cosa pensi? Credo che, come lavoro io con il collage, mixando stili diversi, materiali diversi, giocando tantissimo al limite del trash, Alessandro Michele è stato geniale e amo il suo modo di sperimentare, amo la sua libertà di associare il pelo alla ciabatta da piscina, cioè non è una cazzata, perché tu quando guardi l'insieme di un'opera o guardi l'insieme di un outfit, vedi qualcosa che ti piace, ti fa uscire dal cliché dell'outfit di un certo tipo, di un certo modo, e poi anche un pensiero più libero, rappresenta quello, la libertà di associare cose diverse, poi anche una libertà di vedere e di pensare in modo diverso. Comunque è sempre fluida, cioè la parola chiave è sempre quella. Poi chiudendo, lasciando da parte Gucci, i tuoi progetti futuri, cosa è mostre, vuoi fare qualcosa di nuovo? Guarda, mi piacerebbe tantissimo rendere più azione quello che per anni ho rappresentato su tela e su carta, quindi sul bidimensionale. In questo momento ho l'esigenza di trasformare tutto questo in una performance, in una installazione, quindi avrei bisogno di una location particolare e di fare un vero e proprio rituale, o comunque creare un rituale dove ci sarà un mix di tradizioni, di culture, di religioni, di filosofie diverse, di mondi diversi che convivono, diverse culture in una performance. Questo è quello che mi piacerebbe fare nella prossima mostra. Una cosa che ricorda molto appunto Sud America, dai Maya. Sì, molto estremo, dal Maya anche a una pulizia invece più all'Oriente, più al Giappone. Okay. Sì, che proprio incrocia culture che ho conosciuto e che ho incontrato nei viaggi. Mi piacerebbe fare un collage però reale. Ok, perfetto. Se c'è qualcuno che vuole vedere le tue opere, c'è un sito, c'è i due che Instagram meglio? Instagram, che sono abbastanza attiva, che è elena.monzo. Sì, grazie Elena del tuo tempo oggi. È stato molto interessante e anche istruttivo. Questo era Mocas numero 3, episodio numero 3. Mi raccomando, always drink coffee, sempre bere caffè la mattina, specialmente se siete creativi. Se vi è piaciuto, non dimenticatevi di cliccare quel bottone lì a destra, subscribe, iscrizioni, e grazie del vostro tempo anche. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima, buona serata. Ciao.